Avete mai sentito parlare dell'agrivoltaico? Sicuramente sì, perché è una delle soluzioni, diciamo, che mette insieme l'agricoltura da una parte e anche il contrasto ai cambiamenti climatici dall'altra, perché si tratta di produrre energia rinnovabile con i pannelli solari, e queste due cose vengono messe insieme e questo può essere un grande vantaggio per vari motivi. Perché vi voglio parlare oggi di agrivoltaico? Perché al di là del fatto che è importante conoscere tutte quelle che possono essere le strategie e le soluzioni da adottare per contrastare i cambiamenti climatici, garantendo la produttività agricola, che è un problema particolarmente sentito un po' in tutto il mondo, ma in alcune parti del mondo in modo particolare, proprio perché è importante capire quali soluzioni ci possono essere anche in prospettiva futura, e queste soluzioni a loro volta poi possono portare degli effetti collaterali e ci dà l'occasione, questo, un'occasione molto molto importante e sulla quale veramente vi voglio pregare di fermarvi a riflettere, un'occasione proprio di riflettere, di pensare su quelli che possono essere questi effetti collaterali, perché già sapendo prima quali effetti collaterali potenziali possono essere determinati dalla diffusione di pratiche che pure sono meritorie, proprio come l'agrivoltaico, allora abbiamo la possibilità di cominciare non soltanto a capire, ma anche di proprio mettere in pratica delle soluzioni che ci permettono di rendere tutte queste soluzioni, tutte queste innovazioni veramente in linea con quello che è il principio di base della transizione ecologica, ma una transizione ecologica che sia vera e che quindi porti dei vantaggi, porti dei benefici a tutti i comparti, a tutti i settori, senza andare ad intaccare delle questioni di particolare rilevanza, tra i quali ce n'è una che l'agrivoltaico potrebbe invece andare ad intaccare, ma se si fa una certa cosa anche l'agrivoltaico può diventare sicuro, tra virgolette, da questo punto di vista. Quindi mi raccomando, vi metto qui sotto il link alla playlist sul cambiamento climatico, molto importante questo. Vedremo poi in futuro delle altre soluzioni molto legate alla produzione di energia, e vi metto quindi anche il link alla, vedete qui sotto il link in descrizione, alla playlist sulla transizione energetica, perché come sapete, per fare una vera transizione energetica non è sufficiente, ecco, questo è un punto importante sul quale secondo me non si insiste abbastanza, anzi in realtà non si insiste proprio, però proprio perché non si insiste è importante puntualizzarlo. La transizione energetica deve partire da quelle che sono le fonti fossili, che non vuol dire solo abbandonare le fonti fossili per le rinnovabili, perché questa è comunque una cosa che succederà prima o poi. Il punto è cominciare a ragionare in termini di ecologia, più ecologia e meno sostenibilità, perché anche una cosa altamente non ecologica può essere sostenibile finché si riesce a farla, ma mettere proprio in mente bene che ci sono tutta una serie di situazioni, di soluzioni che possono già entrare adesso in quelle che sono le fonti fossili, in quelle che sono le filiere produttive più inquinanti, perché così ci si abitua a ragionare in termini ecologici. Quindi ecco, molto importante andare, vi metto qui il link anche alla playlist sul petrolio, proprio dedicato al petrolio, dove trovate quei 7 video sulle raffinerie di petrolio. Vedete come si può proprio intervenire in modo significativo ed importante sulla riduzione dell'inquinamento e anche degli impatti sul clima delle raffinerie di petrolio già adesso, senza aspettare la conversione o la transizione, ma la transizione la facciamo partire prima. E quindi questo è importante, perché nel momento in cui capiamo che ci sono delle situazioni, anche diciamo degli effetti collaterali che riguardano proprio la transizione ecologica, allora potremo affrontarli al meglio dopo. Per quanto riguarda l'agrivoltaico, ecco, l'agrivoltaico sicuramente, non voglio entrare in dettagli tecnici, ma rimaniamo sul fatto ambientale, l'agrivoltaico è una soluzione di grande importanza, di grande utilità, anche per l'agricoltura e non solo per la produzione energetica. Sapete, ecco, vi metto in questa slide alcuni dei vantaggi per i quali l'agrivoltaico è considerato così bene. Vedete, può avere degli effetti molto importanti per quanto riguarda il mantenimento della umidità del suolo, la evotraspirazione, ma anche per una maggiore efficienza nell'utilizzo dell'acqua da parte delle piante, e anche, ovviamente, ultimo ma non ultimo, la possibilità di risparmiare parecchio dal punto di vista proprio dell'irrigazione, dell'acqua destinata all'irrigazione, senza contare che poi l'effetto ombra ha un effetto protettivo anche nei confronti delle calamità, anche nei confronti delle piogge, eccetera.
Tuttavia, c'è un problema che io voglio proprio portare alla vostra attenzione, che è stato sollevato, una questione che è stata sollevata e che ha già una soluzione, quindi è importante sollevare il problema, la situazione, ma poi anche dare la soluzione, perché fare solo problemi non va bene, quindi il problema è la soluzione, perché le soluzioni ci sono, anche se spesso non vengono fuori, ma Fabbrica Ambiente è qui per questo, proprio per portarvi una soluzione, ma prima bisogna capire il problema. E uno dei problemi nei confronti dei quali, insomma, l'agrivoltaico potrebbe determinare una situazione un po' di rischio, è legato a qualcosa che abbiamo già visto in precedenza, nelle precedenti settimane, e vi voglio mettere qui i link anche a questo, perché stiamo parlando di erosione del suolo. Ci sono vari fattori che proprio inducono a pensare, ma proprio delle osservazioni, che l'agrivoltaico, fatto come viene fatto appunto in questo momento, se voi immaginate semplicemente l'agrivoltaico, cioè prendere questi pannelli solari che sono ovviamente sopraelevati rispetto al suolo, rispetto al piano di campagna, sotto ai quali poi vengono coltivati degli ortaggi, vengono coltivati degli alberi da frutto, viene coltivato quello che viene coltivato, produzione agricola. Ecco, in questo caso però si può verificare un fattore favorente, un fattore proprio che promuove il fenomeno dell'erosione del suolo. E questo è dovuto in modo prevalente proprio al fatto che, come vedete in questa slide, che ho voluto esemplificare, proprio fissare questo concetto, in realtà più che di erosione del suolo diretta, stiamo parlando di un'accelerazione. Potrebbe essere un'accelerazione importante proprio della erosione del suolo, in modo particolare per la ramificazione della distribuzione delle piogge da parte dei pannelli solari fotovoltaici che stanno sopra alle piante coltivate. Questo è un concetto particolarmente importante perché dovete immaginare che ci sia proprio un effetto, se possiamo dire, di escavazione da parte delle piogge che appunto arrivano sulla superficie del pannello, pannello inclinato, e quindi dovete immaginare come se ci fosse uno scolo. Ecco, vi metto questa immagine, vedete, molto esemplificativa, molto interessante, perché è proprio uno schema che vi fa capire come funzionano le cose. Vedete, il pannello solare in questo caso è particolarmente inclinato e scarica in un punto preciso. Quindi in quel punto preciso, a seconda delle caratteristiche proprio della precipitazione, a seconda delle caratteristiche ambientali, eccetera, ma anche a seconda delle caratteristiche del suolo, ci può essere il rischio di una accelerazione della erosione, soprattutto in quelle zone in quelle aree di territorio del mondo dove l'erosione è già un fattore importante, cioè dove ci sono delle aree che sono già a rischio di erosione. E l'agrivoltaico va tenuto in grande considerazione, proprio sotto questo aspetto, per almeno tre motivi fondamentali. Il primo motivo è il fatto che purtroppo, laddove, diciamo, questo agrivoltaico potrebbe essere particolarmente utile perché c'è tanto sole e quindi si può coltivare bene, o perlomeno si può produrre energia e poi al di sotto della produzione energetica anche fare la coltivazione, quindi sotto i pannelli. Però purtroppo nella maggioranza dei casi si tratta di aree, queste aree dove l'agrivoltaico potrebbe essere installato molto utilmente e molto favorevolmente, si tratta di aree che purtroppo sono caratterizzate anche da un certo grado di rischio di erosione del suolo, o francamente l'erosione del suolo sta già cominciando, è già cominciata e sta anche accelerando per vari motivi. Ecco, vi metto in questa slide alcune aree del mondo che vedete condividono tutte delle caratteristiche simili, perché stiamo parlando di climi mediterranei o climi simil mediterranei. Vedete la California, il Cile, il Sudafrica, Australia, l'Europa meridionale, l'Africa settentrionale, quindi stiamo parlando dell'Africa che si affaccia sul mare Mediterraneo, e anche il Medio Oriente. Ma un dato molto molto interessante, ecco. C'è anche un altro dato particolarmente interessante, perché non dovete pensare che è soltanto una questione legata a certi climi e a certe situazioni ambientali, perché purtroppo, come vedete in questa slide, un dato molto particolare, molto allarmante, vedete che qualcosa di importante sta succedendo nel mondo, perché oltre alle regioni mediterranee, la degradazione del suolo si sta estendendo e sta coinvolgendo in modo particolare i suoli agricoli. E stiamo parlando del 75% dei suoli agricoli a livello mondiale,
sono a rischio di essere degradati o comunque è già cominciato un processo di degradazione. Questo è particolarmente importante, per cui voi potete immaginare che installare un agrivoltaico in presenza di un suolo che presenta queste caratteristiche e che è a rischio di erosione, o diciamo l'erosione già c'è e quindi potrebbe essere accelerata, ecco, questo potrebbe rappresentare un problema. Primo problema molto importante. C'è poi un secondo problema, che è quello proprio della redistribuzione, come abbiamo visto prima, abbiamo accennato prima, la redistribuzione, la ramificazione delle piogge, che vanno proprio a concentrare in un punto specifico, in un punto preciso, l'acqua, e quindi se già il territorio, se già il suolo è a rischio di erosione, in questo caso l'erosione può essere accelerata ulteriormente. Questa è una cosa molto significativa, che dipende dall'inclinazione dei pannelli solari, ma dipende anche dalla precipitazione, quindi dal fenomeno della precipitazione stessa, e quindi va tenuto in altissima considerazione. Ecco, vi voglio mettere in questa slide alcuni dati che secondo me sono particolarmente interessanti. Vedete, ho voluto mettervi appunto il fatto che comunque l'infrastruttura dei pannelli solari comunque ha un effetto positivo da un certo punto di vista per quanto riguarda l'erosione, perché riduce proprio l'energia cinetica della pioggia, e quindi questo è particolarmente importante. E può anche promuovere, questo è un dato di fatto molto significativo, può anche promuovere il tasso di infiltrazione, quindi il tasso di assorbimento del suolo, che quindi è in grado di assorbire l'acqua, se la copertura vegetativa è buona, cioè se la copertura vegetativa è particolarmente rigogliosa. Quindi diciamo che c'è un effetto anche protettivo, se così vogliamo dire, però questo va poi a bilancio con quello che proprio è lo scarico, come avete visto nell'immagine che vi ho mostrato precedentemente. A seconda delle caratteristiche della pioggia e delle caratteristiche del suolo in modo particolare, nonostante al di sotto dei pannelli le condizioni possono essere favorevoli e protettive nei confronti dell'erosione del suolo stesso, però nel punto di scarico, dove la pioggia si concentra, le cose possono essere anche molto molto peggiori. Quindi, asterisco, bisognerà fare qualcosa. Ma prima di arrivare alla soluzione, l'ultimo aspetto importante. Abbiamo visto, c'è questa, diciamo, corrispondenza tra l'agrivoltaico e le aree che invece sono caratterizzate da erosione costale. C'è il fatto che l'agrivoltaico ha una certa funzione protettiva nei confronti dell'erosione del suolo, ma c'è questo effetto di concentrazione che è particolarmente pericoloso. Terza cosa importante, il trend, cioè la frequenza degli eventi, diciamo degli eventi veramente, non vorrei dire devastanti, ma comunque sicuramente la frequenza, la gravità degli eventi, la severità degli eventi atmosferici è destinata ad aumentare soprattutto nel periodo di tempo compreso tra il 2050 ed il 2070, che può sembrare tanto lontano, però il trend è già in salita e quindi bisogna già cominciare a fare qualche cosa, come vi ho appunto esemplificato in questa slide. Vedete? Ci sono tutta una serie di studi che prevedono addirittura che vedete, questo è un dato molto interessante, perché non si parla semplicemente di acqua, di piogge, di eventi, di intensità delle piogge, ma si proprio specifica il fatto che si prevede che ci sia un incremento dal 30 al 66% della erosione del suolo a livello globale dovuta all'attività dell'acqua. Questo è una cosa evidentemente importante, perché non stiamo parlando di piogge e basta, di eventi e basta, ma addirittura di un effetto sul suolo, quindi l'erosione del suolo, che le piogge saranno in grado di determinare. Stiamo parlando quindi del fatto che più di metà dei suoli globali possono andare incontro all'erosione. Stiamo parlando anche dei suoli che in questo momento non sono toccati da questo. Quindi è evidentemente il momento di andare ad agire, come lo stiamo per vedere. Ma prima di andare a vedere la soluzione, perché è una cosa estremamente semplice e telegrafica, però era importante fare questa premessa, c'è un ultimo dato che vi voglio segnalare in questa slide, molto importante. Vedete? C'è una proiezione, sono state fatte delle proiezioni, che qualcosa come, quindi una percentuale compresa dall'80 fino all'85% di tutte le terre emerse, quindi stiamo parlando di terre globali, la superficie globale del pianeta, avrà un incremento, ci sarà un incremento in quello che è il trend della frequenza della erosività dovuta alla caduta delle piogge, e questo sarà circa del 30%
nel periodo di tempo compreso dal 2050 al 2070. E guardate che questa è una cosa particolarmente importante perché non riguarda soltanto quei climi mediterranei che abbiamo visto prima, ma riguarderà anche degli altri climi, e ad esempio l'Europa meridionale, ma soprattutto l'Europa del nord e anche dei climi molto diversi rispetto a quelli mediterranei. Questo è molto importante, bisogna avere in mente questi trend perché così facendo si potrà avere una buona, diciamo, un buon approccio, o si dovrebbe avere un buon approccio preventivo. Quindi che cosa bisogna fare in soldoni? In soldoni bisogna fare una cosa molto semplice, cioè bisogna impedire o perlomeno rallentare la capacità di questi eventi di erodere il suolo, e per fare questo bisogna fortificare il suolo, cioè lo bisogna rendere più abituato, meno vulnerabile e quindi meno vulnerabile all'erosione. E quindi ritorniamo a quanto abbiamo visto anche in precedenza nel video dedicato proprio all'erosione del suolo: bisognerà utilizzare degli ammendanti, che sono dei prodotti naturali di straordinaria importanza e di straordinaria efficacia anche per altri motivi, tra i quali uno che ormai non fa neanche più bisogno di nominare perché sicuramente già lo immaginate, che è il biochar. Perché utilizzare il biochar? Perché il biochar presenta alcune caratteristiche molto importanti, al di là della capacità di sequestrare gas sera, al di là della capacità di poter assorbire vari inquinanti, c'è però la necessità di andare ad inserire, andare proprio a posizionare, soprattutto in prossimità degli scarichi dove l'acqua viene scaricata dal pannello solare fotovoltaico tipico dell'agrivoltaico, c'è proprio la necessità e veramente l'urgenza di andare a fortificare il suolo con l'aiuto di questo biochar. Ecco, vedete, in questa slide vi ho messo alcuni dati che secondo me sono molto importanti, e non soltanto secondo me, perché comunque vi danno un'idea di quello che il biochar è in grado di fare. Innanzitutto, il biochar, a differenza di quello che può accadere con, no, con comuni ammendanti, è in grado di aumentare la materia organica del suolo a livelli accettabili, a livelli buoni per proprio garantire la stabilità del suolo in un'applicazione singola, e non richiede sostanzialmente alcuna manutenzione, cosa che invece non si può dire per altri ammendanti che sono evidentemente utili a loro volta per aumentare la quota di materia organica, che è importante per contrastare l'erosione del suolo, però ci mettono molto più tempo e bisogna fare delle applicazioni continue. Invece per il biochar basta una applicazione sola. Questa è la prima cosa importante. Poi c'è un'altra cosa che riguarda invece i dati, cioè nel senso di dire proprio numericamente parlando, l'efficacia percentuale del biochar nei confronti di determinati obiettivi che sono importanti per contrastare l'erosione del suolo. Li vedete in questa slide, proprio molto schematica ma importante. Il biochar è in grado di aumentare la ritenzione, quindi la capacità di trattenuta dell'acqua al suolo, del 29%. È in grado di incrementare la capacità di infiltrazione, quindi di assorbimento, del 25%, ed è anche in grado di ridurre il flusso, diciamo così, quindi la perdita, lo scivolamento del suolo del 25%. E questa è una cosa evidentemente importante perché dovete immaginare che c'è un'attività quindi di trattenuta, c'è una capacità di assorbimento e c'è anche la capacità di impedire o di ridurre notevolmente, perché qualcosa succederà sempre, ma di ridurre notevolmente quello che è la perdita letteralmente del suolo, per un risultato che è molto importante soprattutto in quelle aree, proprio come le aree mediterranee, che sono dei suoli dispersivi, nel senso di dire che tendono ad essere abbastanza vulnerabili alla possibilità di erosione. Il risultato lo vedete in questa slide: utilizzando il biochar, infatti, è possibile andare a determinare una riduzione di 3,6 volte il rischio di erosione, se si prende in considerazione quelle che sono le condizioni anche di piogge e di precipitazioni che avvengono nell'area mediterranea. Quindi potete immaginare che c'è la possibilità di intervenire subito, e non soltanto, diciamo, laddove ci sia l'agrivoltaico, ma anche prima, perché questo è un principio molto importante. Si può intervenire prima, e intervenendo prima c'è la possibilità concreta poi di creare le condizioni migliori anche per installare l'agrivoltaico, o anche per andare a portare tutta una serie di soluzioni che possono in qualche modo intervenire sull'erosione del suolo, possono accelerarla. In questo caso il biochar invece la trattiene. Ultima slide che vi voglio mettere proprio esemplificativa è questa che vedete proprio in questo momento. Vedete, il biochar, oltre a tutte queste belle cose che fa sull'erosione del suolo,
si è riportato, insomma, si è notato che c'è anche la capacità di aumentare la resa delle coltivazioni del 25% a livello, questo succede, nelle latitudini tropicali. Mentre per quanto riguarda le temperature più moderate, tipo climi temperati, ci sono comunque dei benefici, in modo particolare per il miglioramento degli ecosistemi, soprattutto, ecco, quello che a noi interessa particolarmente in ottica di contrasti ai cambiamenti climatici, la capacità di aumentare il sequestro dei gas serra al suolo. Questa è una cosa di estremo valore, quindi il biochar, che può essere veramente utilizzato come arma biologica per ridurre il rischio di erosione di suolo e anche per preparare il terreno nel modo migliore all'avvento o alla diffusione, perché già si è cominciato a farlo, proprio dell'agrivoltaico. Quindi, ricapitolando, la cosa importante da ricordare è che da un lato l'agrivoltaico può portare delle ottime, proprio degli ottimi risultati sia dal punto di vista della produzione energetica che dal punto di vista della produttività agricola, però c'è questo rischio di erosione del suolo dovuto ad alcune sue caratteristiche particolari, cioè quello dello scarico dell'acqua che va proprio in un punto preciso e lì nei terreni sensibili, quelli che già sono un po' a rischio, può accelerare l'erosione del suolo. Ebbene, grazie all'aggiunta del biochar in quei punti, ma un po' in generale, si può aumentare non soltanto la capacità di trattenuta dell'acqua, non soltanto la capacità di assorbimento, ma anche ci si può contrapporre alla perdita di suolo stesso, aumentando fino al 25% la capacità di produzione agricola. Quindi non c'è bisogno di andare a conquistare nuove terre, dobbiamo risanare prima quelle che già ci sono, per poi proprio aumentare la produttività e successivamente migliorare tutto quello che sta nell'intorno. Bene, io vi ringrazio per aver seguito questo video particolare, mi raccomando, andate a leggere anche l'articolo corrispondente sul sito di Fabbrica Ambiente, perché dico delle cose nell'articolo che non dico nel video e viceversa, quindi per avere una panoramica completa andate anche là. Mi raccomando, è importante questa cosa perché ci fa capire che anche di fronte a delle buone pratiche meritorie che devono assolutamente svilupparsi, ci sono però degli effetti collaterali, ma questi effetti collaterali, ancora una volta, con soluzioni 100% naturali ed ecologiche, possono essere risolte. Il problema non è il problema è che, non parlando del problema, non si attua la soluzione. Questo vale molto per il cambiamento climatico ed è una colpa gravissima di tutti i negazionisti, che sono i primi responsabili della situazione in cui versa il pianeta. Grazie ancora e a presto.